consiglio comunale per la possibilità di fare l'appello. Allora, Bernardis, sì. Gigante, sì. Silvio, sì. Zat Massimo, sì. Corran Deborah, sì. Gigante Franca, sì. Turo e Laura, sì. Daniele Lucina, sì. Pittana Silvia, sì. Laura Maurizio, sì. Sant Marino, sì. Monte Maria Cristina, sì. Lazzichetto Tiziano, sì. Cecconi Luciano. Sì. Allora, sempre solo loro, inizio. Bene, allora. Primo punto dell'ordine del giorno, abbiamo lettura e approvazione verbale della seduta precedente. La seduta precedente si è tenuta in 27 del mese di settembre, lettura e approvazione del balzo del precedente del 26 del 2012, comunicazione ai sensi dell'articolo 166,2 del bilancio relativo 267,000, primo prevenimento del fondo di riserva del bilancio del precedente del 2012, effettuato con atto giuntale numero 34 del 6-8 del 2012, numero 34, ricognizione dello stato di azione dei programmi e salvaguardia di quelli di bilancio di missione contestuale prima variazione del bilancio di missione 2012, verbale numero 35, riconoscimento legittimità debiti fuori bilancio ai sensi degli effetti degli articoli 194, lettera A e lettera E, nel decreto dell'articolo 267. Bene, è favorevole? Unanimità. Nessuno ha tenuto? Secondo punto, all'ordine del giorno, dell'assestamento dell'anno 2012. Dunque, numero 36. L'assestamento non ha grossi scostamenti rispetto al bilancio di previsione. Abbiamo recuperato 19.601 euro per quanto riguarda l'imposto comunale DICI, relativamente 19.600, risparmiato 3.244 euro per quanto riguarda l'istituzione del comparto unico, poi sono 100-200 euro di concessioni cimiteriali, 1.391 euro in più, fitti da terreni eccetera, che sono principalmente quelle delle antenne, sono circa 3.000 euro in più, 2.993. Poi abbiamo interessi attivi di cassa 1.400 euro, introiti diversi 1.063 euro, poi abbiamo spese per incarichi legali, adesso i tagli spese, quelle sono entrate, le spese, incarichi legali abbiamo 8.897 euro, 1.045 in più, assicurazione 3.500 euro in meno, stipendi 930 euro in più, e poi abbiamo istituito un nuovo capitolo che è il fondo di valutazione crediti, dove spiegherò che abbiamo messo dentro i crediti inesigibili e quelli di difficile esigibilità, di dubbia esigibilità, sono quelli relative al canile, su 195.000 euro quelli che non avremo mai, e 60.000 euro che riguardano le multe eccetera, che si recuperano un po' alla volta, 2-3.000 euro all'anno. Poi abbiamo la quota precoattiva della regione, che sono il maggiore incasso relativo all'IMU che va versato allo Stato. Manutenzione, impianti di riscaldamento, abbiamo 2.500 euro in più, energia elettrica 1.000
più, poi su 100-200 euro, consumi d'acqua 2.000 euro in meno, 1.000 euro in meno, gas metano 1.000 euro in meno lo stesso, campi sportivi 1.000 euro in meno, illuminazione pubblica abbiamo 1.000 euro in più. Per i servizi di lavoro degli anziani 3.000 euro in meno, 3.000 euro in meno per i servizi gestiti dall'ambito, 2.500 in meno con il campo. Il bilancio chiude con un avanzo di 3.705 euro, tolti già i 60.000 che andavano tutti gli anni in avanzo e che quest'anno abbiamo tolto, abbiamo messo in quel capitolo che ho detto prima. Ecco, questa è la situazione. Se ci sono domande. No, domande non ce ne sono, nel senso che noi abbiamo visto il documento, come ha anticipato non ci sono variazioni significative per quanto riguarda l'assestamento generale di bilancio, sta di fatto che si ritiene opportuno segnalare il fatto che si vada ad un avanzo di amministrazione quasi a zero, anzi per non dire a zero in sostanza, perché al di là del fondo di valutazione dei crediti che tutto sommato è una posta messa là che si riporterà negli anni, perché saranno ovviamente, come diceva il sindaco, di dubbia esigibilità, quindi quello che si intravederà, e quindi preannuncio il voto di astensione da parte del nostro gruppo, quello che si intravede invece già da questo assestamento generale di bilancio è che i soldi ce ne sono pochi, questo è abbastanza evidente appunto da parte di tutti, ma soprattutto il fatto che per quanto riguarda la realizzazione, la redazione del prossimo bilancio di previsione e anche per la realizzazione del piano delle opere pubbliche, triennale delle opere pubbliche per il prossimo anno, quando dovremo andare a scontrarci con quello che sarà il patto di stabilità regionale, dovremo ragionarci un po' tutti, quindi dovremo tirare su un po' tutti le maniche e capire quali saranno gli interventi che si vorranno fare, sia in termini di interventi legati al conto capitale, sia in termini di interventi legati alle spese correnti, perché sappiamo bene che il patto di stabilità prevede, oltre che sulle spese correnti, un patto appunto anche sulle spese in conto capitale, anche sulle spese correnti. Quindi anche su questo ci dovremo ragionare, io dico ci perché siamo in Consiglio Comunale, quindi anche noi della minoranza dovremo ragionare su quello che sarà il futuro del nostro comune, sia in termini di investimenti, ma soprattutto in termini di gestione di quelle che sono le risorse per i servizi ai cittadini. Quindi su questo punto noi ci asteniamo, perché tutto sommato è una questione, se vogliamo, quasi puramente tecnica, però da qui si evince che il futuro sarà sicuramente non roseo, diciamo, non drammatico, perché insomma non c'è nulla di drammatico se non una cosa al mondo, però sarà difficoltoso. Il fatto di stabilità porterà tutti i comuni di sopra di 1.000 abitanti. Lo so. So che adesso la regione sta discutendo di questo ed è la loro intenzione cercare di alleggerire in qualche modo, no? La regione, il sito regionale autonoma, ha questa facoltà. Mi hanno detto che fra pochi giorni dovremo sapere qualcosa di preciso in merito. Sicuramente, anche se sarà alleggerito, non sarà indolore, perché qua sicuramente le opere pubbliche saranno bloccate, finanziate o non finanziate saranno bloccate, questo da sicuramente. Quindi vedremo fra pochi giorni i risultati di quello che ci dirà la regione, dopodiché ci ragioneremo su questo. Il patto di stabilità, io aggiungo, può essere valido, fra virgolette, per una gestione di controllo, specialmente
su quelli che sono gli interventi di investimenti sui comuni, non so, 500.000, 1 milione di abitanti, 200.000, so se vogliamo, ma già su Udine che ha 500.000 abitanti a pelo, già blinda un po' il bilancio, già mette in croce gli amministratori. Però ad adesso purtroppo queste sono le indicazioni, dopo che ci ragionino sopra e che facciano qualcosa, come stasera è stato detto dei 70 milioni che sono arrivati dalla Corte dei Conti alla Regione per una questione di trasferimenti non dovuti da parte della Regione al Governo, già è significativo di una boccata d'aria, però sta di fatto che i comuni piccoli verranno più penalizzati di altri che riusciranno sicuramente a barcamenarsi. Senza contare i posti di lavoro che perderanno, perché non lavorano, sono sul lavoro pubblico. A cascare c'è tutto un ragionamento che viene fatto, è logico, no? E se non fai gli investimenti non inizi le opere pubbliche, se non inizi le opere pubbliche le ditte non lavorano, se le ditte non lavorano gli operai non lavorano, lo Stato non incassa l'IVA, non incassa l'IVA, è logico questo. Bene, allora passiamo al voto, se non ci sono altri interventi. Favorevole? 4 astenuti. Scelta dei parametri tra un massimo e un minimo e l'inserimento di alcune agevolazioni, però la nostra scelta è stata quella appunto di scegliere i parametri minimi per i nuovi calcoli e sfruttare quello che la legge ti consente, cioè la riduzione massima del 30% per il primo anno e poi a scalare per i prossimi 5, perché entro 5 anni bisogna adeguarsi appunto a quelli che sono i riferimenti della legge 2009. E un terzo punto, sempre per venire incontro leggermente ai cittadini che intendono costruire, è quello di applicare delle scontistiche che riguardano appunto le costruzioni ecosostenibili, quindi chi costruirà un'abitazione che risponde a caratteristiche di efficienza energetica B, A e A+, avrà ulteriori scontistiche per quanto riguarda la parte di costruzione. Quindi noi abbiamo agito su questi tre punti e ci siamo tenuti più bassi possibili. No, su questo, come diceva l'assessore, c'è poco da discutere, nel senso che si devono riparametrare quelli che sono quello che è il regolamento e i coefficienti. Abbiamo visto che le classi determinate così, quindi B, A oppure A+ è superiore, hanno una riduzione maggiore rispetto alle altre, quindi già lì è un segno di riconoscimento di quelle che sono le attività che svolgono gli investimenti che svolgono le persone per le abitazioni ecosostenibili. Non è che siamo molto d'accordo su questa rivisitazione dei parametri, già sono
importanti per quanto riguarda chi vuole costruire, se poi andiamo ulteriormente a incidere su questo. Quindi tutto sommato il decreto, il regolamento, ok, ci sta, nel senso che è un documento dovuto. Noi comunque su questo ci asteniamo solo per questi motivi, una questione di logica, ecco, non tanto nello specifico, ecco, perché nonostante il fatto, sì, si è visto comunque lo sforzo nel premiare quelle che sono le classi energetiche, diciamo così, quelle che riescono a dare l'elemento abitativo ecosostenibile, diciamo così. Io se posso aggiungere una cosa, forse non ho chiarito bene, a parte l'ultima deliberata risaliva al 97. Sì. Quindi è un buon, c'è stato un processo naturale questo adeguamento dei parametri. No, volevo sottolineare, l'unico sforzo non è solo quello dell'applicazione della scontistica per le classi energetiche maggiori, con maggiore efficienza, ma che tra l'altro se si fanno, noi abbiamo fatto le simulazioni di calcolo, non incidono molto. Sono ovviamente indicano il nostro indirizzo, quello che può essere, però non sulle tasche dei cittadini non influiscono più di tanto. Quello che influisce. Devono diminuire in questo caso. Sì, sì, non influiscono tanto come risparmio, purtroppo, anche se è una riduzione comunque. Quello che influisce maggiormente è, che era comunque nostra facoltà e abbiamo voluto farlo, è la riduzione del 30% sì, totale. Sì, infatti lo sforzo si è visto su questo, oltre che su questo. Sì, 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 sì. No, comunque quello. No. E comunque la scelta di fare un no, giusto per chiarire, fatto delle simulazioni col tecnico e si poteva andare su una costruzione residenziale, quindi classe C, di 100 metri quadri, c'erano delle simulazioni che da un costo attuale di 2.700 euro si poteva arrivare, si potrà arrivare a un minimo di 6.000 euro e a un massimo di 10.000 euro. Noi appunto abbiamo puntato al minimo dei 6.000 euro, aggiungendoci poi lo sconto del 30%, mi sembra che si arrivi sui 4.000 e qualcosa. Per l'urbanizzazione primaria? Sì. No, urbanizzazione più costruzione, sì, ah, okay. In totale, sì, quindi sì, dal 2007 sì. Si passerà più o meno ai 4.004 ed era il massimo che si poteva fare. Da aggiungere che è obbligatorio, quindi sì, si sì. Potevano lavorarsi questa valutazione. Bene, si è favorevole? Però bene, è una situazione di astensione. Un attimo ripetere. No, dicevo un attimo fa, per principio così voglio dire, non è che sì, non nel merito diciamo dello sforzo fatto dall'amministrazione per cercare di ridurre il meno possibile l'aggravio delle spese di urbanizzazione primaria o di costruzione o di urbanizzazione secondaria dei cittadini. Bene, chi è favorevole? Astenuti i soliti qua. Ah, mi siete scusati di dare la disponibilità al bilancio. Allora, possiamo dare per darsi? Sì. Disponibilità. Allora, favorevoli 8, astenuti. Ma purtroppo una cosa. No, solo una cosa sulla delibera, se voi avete avuto a disposizione il testo della delibera, della proposta del giudice, c'è un errore tecnico soltanto. Su quella di bilancio, su quella dell'assestamento? No, su questa qui del punto 10, appunto dice la proposta, cambia soltanto, è scritto il punto 7. Sì. L'avviso l'ha messo l'articolo 7,2 della legge regionale 11/11/2009 numero 19 e poi tutto il resto funziona. Ok? C'era soltanto un errore. Abbiamo scoperto che insieme l'uomo eliminandolo. Questa è qua la metà della cartella. Grazie.
punto numero 4, variante, approvazione della variante numero 26 e ritiriamo il punto numero 4, in quanto non abbiamo tutta la documentazione, non si è completata tutta la documentazione necessaria per l'approvazione della variante. Sì. Quante varianti c'erano più o meno? No, c'era la risposta a quelle 7 osservazioni popolari che aveva fatto la regione. Ho capito. Siccome le cose sono un pochino più complicate di quello che sembrava. Quindi viene ritirata. Infatti non l'avevamo vista i giorni scorsi. Punto numero 5, abbiamo approvazione della variante numero 29 al piano regolatore generale comunale ed approvazione della variante numero 3 al piano di iniziativa pubblica di recupero del circuito di prossimità relativa ai lavori di riqualificazione dell'area di Guida Osta per i servizi collettivi. Direi da Cicchetto Mazzera. Vorrei magari se era possibile un attimino intervenire anche sulla 26. Ovviamente sono dei problemi tecnici, quindi purtroppo se stasera non è presente è dovuto a delle situazioni tecniche, vorrei spiegare, perché giustamente l'amministrazione si trova un po' in una situazione che forse non c'entra più di tanto. Dunque noi nella variante numero 26 era una variante di revisione generale dei vincoli e più c'erano 11 modifiche. Su questa, quindi questa è una variante sostanziale, quindi la regione entra in merito e ha fatto delle riserve. Fatto 8 riserve di cui sono divise praticamente ce n'è 4 con 2 super riserve. Quindi bisogna dire che la variante è passata tranne due questioni. Infatti io ho consegnato gli elaborati 10 giorni fa all'ufficio tecnico e l'unico dubbio da parte della regione riguarda una zona C su via Divisione Uglia in fondo su questo elemento, di cui la regione non vede bene perché il piano struttura dà alcuni indirizzi di ampliamento di zone residenziali verso le parti est e quindi poneva alcune questioni. Comunque l'amministrazione, che io ritengo di rispondere in merito a questa questione e quindi di imporre questa scelta che era fatta a livello di adozione. Il problema è sorto perché era stato messo all'ordine del giorno del Consiglio perché sembrava tutto a posto, però la regione, seppur non essendo previsto dalla normativa, pretende il ricalco del fabbisogno abitativo. Questo non viene fatto di solito in variante generale. Però la Regione ha eccepito che quel calcolo del fabbisogno è anomalo rispetto a un decreto della Regione, perché c'è un fabbisogno che è suddiviso una parte nel piano regolatore generale e una parte nel fabbisogno. Quindi la Regione ritiene che vada ricalcolato di nuovo questo fabbisogno. Quindi questo purtroppo è un impegno, direi, anche abbastanza notevole, perché bisogna calcolare lo sviluppo degli ultimi 10 giorni, degli ultimi 10 anni, bisogna un attimino verificare tutte le concessioni edilizie della variante generale e quindi a questo, quindi dobbiamo rispondere a questo. Io di fronte a varianti sostanziali, la variante dipende molto dalla regione, dal lavoro di concertazione, mi ha consigliato la regione per evitare ulteriore perdita di tempo di rifare il fabbisogno, perché avrebbe dato l'altramente una bocciata, quindi avremmo dovuto ritornare indietro per ulteriore tempo. Quindi bisogna dire che questo lavoro è stato fatto tecnico, non previsto dalla normativa, però la regione ha dato questa interpretazione, quindi mi ha imposto di dover fare questo fabbisogno anche. Quindi questa è un po' la causa. Quindi possiamo dire che la variante è a posto, è stata consegnata il RUP a tutti gli elaborati, manca questo aspetto del fabbisogno, che la variante nella riserva ha indicato per rifare il fabbisogno e lo vuole della normativa, perché ritiene che questo fabbisogno del Comune di Pocenia non rientra nel decreto, nella circolare sugli standard, quindi dice, visto che è una revisione generale dei vincoli, bisogna rivedere anche questa impostazione. Era nato un contenzioso fra l'ufficio tecnico del Comune di Pocenia, professionista e regione su questa questione. Siamo riusciti a trovare un punto di accordo, di fare una cosa semplificata, perché loro hanno capito che diventa una cosa mostruosa, perché bisogna ricalcolare tutti i volumi, quante concessioni di edilizia. Secondo me abbiamo detto, mi hanno consigliato, stiamo valutando assieme di fare quindi un calcolo semplificato per poter superare dal punto di vista normativo. Quindi solo un aspetto tecnico richiesto dalla regione in sede di verifica delle riserve. Le altre riserve dovranno essere a posto. Le riserve e le osservazioni da parte della regione, le 8 che erano, sì, come dicevi, erano, sì,
sconvolgono quella che è l'iter diciamo, della variante oppure no? No, nel senso non sono significative. No, sono significative però sono state superate. Nel senso che non serve comunque. Sì, ma nel superarle, voglio dire, si è andato a sminuire quella. No, sono state accolte. Cioè, perfetto. Faccio un esempio, ad esempio mi ricordo che c'è un lotto di ampliamento di proprietà di il nome Trevisano, andando verso Palazzolo sulla sinistra. Sì. Ecco, mi ha chiesto come mai questo lotto secondo noi non è edificabile. Però gli ho spiegato che c'è la rete, c'è l'Ener, c'è tutto, c'è comunque anche già un edificio esistente, quindi entriamo solo un ampliamento. Poi c'era il problema della zona verso l'alto dove la mettevano in discussione, però ho dimostrato che quello lì praticamente la superficie è un ottavo, uno standard che loro richiedono su questi elementi. Poi c'erano alcune altre verifiche, il grosso era dettato da questa zona C che hanno forti dubbi, perché non la vedono molto bene adesso onestamente. Perché si ecco, su questa zona C di Planieri, cioè, rivedere la capacità teorica insediativa alla fine, per quanto riguarda un piano regolatore generale, che è un lavoro, come dicevi, mostruoso, forse valeva la pena raggiunto a questo punto portare la 26 senza via Iulia. No, però non era sufficiente, anch'io l'ho fatto questa scelta, è stato consigliato, abbiamo avuto discussione e ci sono comunicazioni, perché io avevo consigliato a questo punto tiriamo via la zona C, per loro la regione mi ha detto anche se togli la zona C, però bisogna fare il fabbisogno. Comunque era da fare comunque. Perché sappiamo che le zone C in questo momento hanno grosse difficoltà. Il problema di questo non è tanto quello sul fabbisogno insediativo, è sull'indirizzo rispetto al piano strutture. Il piano strutture Pocinella dice che l'ampliamento è tutto in questa zona questo ampliamento. Yeah. Però il comune aveva fatto una direttiva specifica che la regione probabilmente non conosceva, dove diceva di là del piano strutture precedente noi intendiamo sviluppare questa zona perché ci permette di razionalizzare una zona in questo punto, ci permette di collegare le strade, quindi fare tutto un ragionamento su questo. Quindi io cerco di portare sul piatto direttiva specifica. Il problema è soltanto al fabbisogno, non fa bisogno perché il nostro piano possiamo dire ha una certa anomalia, che fa bisogno suddiviso fra piano regolatore che dice può avere 40.000 metri quadrati più 20 nel piano struttura. Dice questa è una formula che non esiste nel decreto, quindi non è conforme alle norme. Visto che noi facciamo la revisione dei vincoli, bisogna adattarsi a questo decreto. Ecco questo. Alla fine siamo riusciti a ottenere di fare una cosa semplificata, però è al di là di questa. Ecco. Però su questa ho dubbi che la regione mi dica sì o no. Cioè, io ho cercato di sostenerla, al di là perché loro mettono in motivazione abbastanza chiara, dicono, visto il piano struttura, visto lo sviluppo, però c'è una volontà di dire facciamo questo sviluppo perché razionalizziamo, comunque siamo all'interno di un limite artificiale che è questo canale. Ho sviluppato alcuni ragionamenti su questo. Quindi bisogna dire il dubbio della variante è questo e c'è questa esigenza nata da questo contenzioso con la regione. La regione mi ha consigliato, perché serve da questa figura, potrà elaborare, capisco che per me non è il massimo, mi imbarazza anche molto, no? Su questo, però me l'ha consigliato, ha detto perché è inutile, perché te la rimando indietro, quindi dobbiamo rifare un altro consiglio, un'altra cosa, questi elementi. Sì. Su questa, quindi indicativamente, tecnicamente, se vogliamo, può essere pronta per la fine di gennaio. No, fra 10 giorni io consiglio perché voglio chiudere, questa variante non ne posso più. sono quelle cose che io voglio chiudere, perché comunque gli elaborati di variante esistono all'ufficio tecnico protocollato, nel senso che ci sono fatti, quindi già un lavoro svolto, è solo la parte del fabbisogno, che chiede dal gruppo, è solo questa questione. Probabilmente potete anche vedere gli elaborati domani, vedete che è stato fatto tutto, tranne la questione del fabbisogno e la questione della zona C, che su questo c'è un dubbio, su cui abbiamo elaborato la proposta rafforzativa su questo. Quindi il problema è il fabbisogno. Io credevo di andare in regione senza il fabbisogno, ma negli ultimi contatti hanno detto che siamo riusciti a portare a casa un fabbisogno semplificato. Grazie, che rientra nelle norme un minimo. Ecco, questo è quello che è. Dopo mi dispiace che questa cosa è. Bene, vediamo allora la variante 29. Sì, la 29 invece è una variante non sostanziale, quindi praticamente l'adozione diventa approvazione perché non ci sono state osservazioni, niente, automaticamente diventa approvata, quindi è una presa d'atto. Questa è fatta 32 bis, quindi è una variante non sostanziale. Quando una variante sostanziale non ha osservazione, niente, automaticamente l'adozione diventa anche approvazione, quindi l'atto precedente diventa approvazione. Bene. Per semplificare le cose, rimaniamo in linea con quelle che sono state le indicazioni date nell'ultimo Consiglio Comunale che abbiamo fatto, quindi non tanto nello specifico del lavoro fatto dall'architetto Daniele, quanto sulle motivazioni che abbiamo espresso allora, voteremo anche questa volta contro questa variante. Sì,
sostanza erano il fatto che noi ritenevamo giustificabile un intervento di questo tipo nell'ambito del nostro comune, vado a memoria, perché sale civiche ne abbiamo a disposizione, anche se camuffate con open space o biblioteca o quant'altro, e un intervento in questo periodo di 60.000 euro all'anno da parte della regione per 20 anni, per un totale di 1.200.000 euro mi pare, sembrava un pelino eccessivo per un comune di 2.600 abitanti. Oltre a questo ci abbiamo messo dentro il fatto che con questo potrebbe ipoteticamente blindare quelli che sono i prossimi interventi da parte della regione nei confronti del nostro comune. Il sindaco può dire che invece questo non è vero perché ha contatti con questo e quest'altro. Beh, io rimango dell'idea che quando l'amministrazione regionale ti dice ti do 60.000 euro all'anno per 20 anni, cosa ti lamenti? Io dico invece che quei tempi che corrono sarà tutto blindato il prossimo anno, per cui quindi direi che il prossimo consiglio è a posto, perché manca solo questa parte. Grazie a voi, ci tenevo soprattutto a questa cosa, perché hai fatto bene. Lo stile non va bene questo proprio. Grazie. Allora, diamo votazione, chi è favorevole? Punto numero 6, rinnovo convenzione per la gestione di forma associata della scuola secondaria di primo grado di Rivignano, che è la sindaco di ieri sera. Andiamo subito al voto, chi è favorevole? Unanimità. Poi punto numero 7, ricognizione e partecipazione societaria del comune di Cosenia. Voi avete praticamente partecipazioni 5, no? No, guarda questo. 5 anni, tanto. Allora avete la partecipazione nell'AMICA, la NET, la CAF e il CAMP, no? E l'anno scorso vi eravate riservati di valutare meglio la... Avevate detto che queste società perseguono gli scopi di conflitto capitale, eccetera, eccetera. Lasciava un pochino incerta la posizione della Friuli Energia, per cui vi eravate riservati di valutarlo meglio nel corso di quest'anno. Allora, la situazione di Friuli Energia è che è una situazione un po' limbica, nel senso che inizialmente avevo capito che fosse l'AMPA a doverlo incorporare, invece pare che sia la Capcom, attraverso un meccanismo complicato, ma ad ogni buon conto l'intenzione di dismettere le quote noi possiamo affermarla genericamente, perché dovrebbe essere così: se si mettono d'accordo AMGA e Kafka, sostanzialmente l'incorporazione tramite un percorso complesso viene fatta da Kafka, se non si mettono d'accordo non può finire così, i comuni possono esercitare un diritto di punti, che è una specie di derivato che con il diritto a vendere l'obbligo dell'acquirente di dover per forza acquistare. Quindi questo sistema, allora io direi di non magari impegnarci, non più o meno avevo scritto nell'ambito di questa bozza di delibera, ma stabilire solo che si confermano AMGA, NET, CAF e CAM. Però per la Friuli Energia limitarsi a dire che è in corso un processo di incorporazione che in ogni caso i comuni intende di smettere le quote a prescindere. Ho capito. Ok? Va bene. Ok. Allora, devo votare. Chi è favorevole? Unanimità. Allora, punto numero 8. Andiamo. Articolo 36 dello Statuto dell'Unione dei Comuni, quadro Rostella. Ai comuni di Rignano e Centrone, l'approvazione del piano di liquidazione della posizione patrimoniale del comune di Cucenia uscendo dall'Unione. È la stessa delibera che abbiamo approvato ieri sera all'assemblea. Sì,
sì, ce l'ha qua, l'abbiamo preconosciuta. Sì, l'abbiamo preconosciuta, è solo che ieri sera è intervenuto fatto istituto per tutti. Stasera lo dico io per gli altri. La stessa identica cosa, nel senso che il documento è stato fatto in maniera molto puntuale e precisa, quindi sotto questo aspetto non ci sono indicazioni e rilievi da fare. I presupposti, diciamo, a priori rimangono quelli di essere fondamentalmente contrari a quella che è l'uscita da parte del Comune di Cocenia dall'Unione, ma in questo caso poi dalla fusione, ma questo poco rileva su questo documento, e quindi noi votiamo a favore di questo documento. Allora, andiamo al voto, chi è favorevole? Unanimità. Anche meri partecipanti. Allora, anche per i partecipanti nei di liquidità per il punto numero 7 e per il numero 8. Stessa votazione. Punto numero 9, approvazione della convenzione dei servizi sociali dei comuni, anni 2013-2017. Devo andare a registrare. Allora, per quanto riguarda la convenzione del servizio sociale, si va all'approvazione della convenzione, una convenzione che rispetto alla convenzione precedente col comune di Latisana non ha grossissimi cambiamenti, ma alcune modifiche sì. Una modifica abbastanza sostanziale riguarda un po' quello che è un po' l'assetto della dislocazione degli assistenti sociali sul territorio. Questo era un ragionamento che era stato iniziato ancora all'inizio di quando era stata stipulata questa convenzione con l'ambito, quando erano state proposte le suddivisioni sia in zone, diciamo, in aree territoriali e in aree tematiche. Cosa voleva dire al tempo? Che veniva un assistente sociale, voglio dire, era più presente da un punto di vista del territorio piuttosto che da un punto di vista di specializzazione di quella che era la propria professionalità. In una prima fase di strutturazione dell'ambito era stata scelta la territorialità al posto della specialità e questo a lungo andare ha portato dei vantaggi, comunque anche degli svantaggi. In questo momento, grazie al fatto che comunque, come ho detto anche in altre volte, abbiamo un direttore di ambito che tiene molto conto del fatto che dobbiamo riuscire a dare servizi sempre allo stesso livello, ma ridurre i costi soprattutto di struttura, ridurre i costi tra virgolette inutili, no? Non costi a livello di servizi, ma proprio costi organizzativi, ha ripreso in mano un po' questa convenzione e ha pensato, e poi l'Assemblea dei Sindaci è rimasta d'accordo su questo, di riorientarsi verso un discorso di specializzazione. Quindi quello che succede adesso un po' su tutto il nostro ambito sarà che appunto ci sarà una grande divisione tra quelli che sono i servizi sociali dedicati all'area adulta anziana e quelli che sono i servizi invece dedicati all'area minori. Questo vorrà dire che ci saranno degli assistenti che si occuperanno principalmente dell'area minori e degli assistenti che si occuperanno principalmente dell'area adulti e anziani. Questo tradotto nel nostro territorio cosa vuol dire nel nostro comune? Che ci sarà sempre l'attuale assistente sociale, la Marilisa Pauletto, che si occuperà dell'area adulti e anziani, che rispetterà un orario all'interno del nostro comune che è quello del lunedì tutto il giorno, martedì la mattina, il giovedì tutto il giorno e il venerdì la mattina. In più ci sarà appunto un altro assistente sociale che verrà qua da noi, che sarà l'assistente sociale che si occuperà di tutta quella che è l'area minori. È l'assistente sociale attualmente a Carlino e che è specializzata più nell'area minori. Questo perché? Perché l'area minori negli ultimi anni è un'area che sta interessando tutto e si sta espandendo molto, purtroppo, perché questo vuol dire che nell'area minori ci sono sempre più problematiche e quindi c'è sempre più bisogno di specializzazione in questo senso, anche perché è un'area dove non si ha a che fare solo con l'utenza, ma è un'area che richiede anche la conoscenza, ad esempio, di quelle che sono tutte le leggi, è un'area dove c'è bisogno di una forte integrazione anche con quelli che è proprio il tribunale e tutti i servizi legati anche al tribunale, quindi richiede proprio delle specialità che non sono richieste per quanto riguarda l'area adulti e anziani o handicap. Quindi questa è un po' quella che sarà la nuova, diciamo, struttura. L'attuale assistente sociale rimane comunque un punto di riferimento e
spostato il ricevimento, non sarà più lunedì pomeriggio, ma verrà appunto effettuato il giovedì pomeriggio. Lei rimane comunque il primo contatto, quindi chiunque può arrivare lì e rivolgersi a lei. Dopo lei, eventualmente, se sono problematiche inerenti all'area minore, li dirotterà da un'altra parte. Quindi comunque lei rimane sempre il nostro referente sul territorio importante. Ecco, direi che questo è il più grande cambiamento e che ha l'obiettivo ovviamente di specializzarci da un certo punto di vista, ma anche di incidere in maniera positiva sui costi. Altri cambiamenti, direi sulla convenzione, non sono uno importante, forse quello del CAMP. Il CAMP è l'area che si occupa dell'area, diciamo, handicap adulti, e il CAMP adesso tornerà di gestione da parte dell'ambito. Quindi questo vorrà dire che anche quelle che sono le tariffe saranno tariffe gestite, che sono già state deliberate in assemblea dei sindaci, tariffe gestite dall'ambito, in modo tale che comunque tutti quelli che sono sul territorio abbiano, diciamo, uno stesso trattamento anche da questo punto di vista. Altri cambiamenti sono quelli dei centri di aggregazione giovanile, che è stato richiesto che vengano di nuovo riassegnati ai propri comuni di appartenenza. Questo senza però escludere il fatto che quelli che sono 2-3 progettualità annuali di tutta l'area di giovanile verranno gestiti in maniera trasversale dall'ambito. Quindi sul territorio il centro di aggregazione sarà un centro di aggregazione gestito dal territorio, però i progetti su tutto l'ambito verranno gestiti invece da parte dell'ambito e sono progetti trasversali, come, giusto per fare un esempio, potrebbero essere i progetti sul bullismo piuttosto che su altre tematiche, comunque sono trasversali su tutti i comuni. Nel nostro caso il CAG, vi ricordo, quest'anno a primavera l'abbiamo chiuso, e con l'idea di, appunto, perché c'era in atto un po' tutta questa rivisitazione di quella che erano tutte le politiche giovanili, che è una rivisitazione proprio a livello regionale. Quello che, come abbiamo parlato anche ieri sera, verrà mantenuto in convenzione con il comune di Rivignano e Teo è il discorso dell'informa giovani, che nella nostra ottica è un po' quello di far sì che diventi un po' sinergico con il discorso dei centri di aggregazione giovanile e con quello che è il marinaretto. Il marinaretto sarà sempre gestito a livello di ambito e gestirà sempre le tematiche a livello trasversale. Quindi un po' la nostra idea è di non andare ad aumentare i costi, ma di far sì che questi servizi diventino un pochino più sinergici e ci permettano di fare qualcosa anche a livello di politiche sociali. E detto questo, non ci sono altre sostanziali differenze a livello di convenzione. È stata molto molto chiara. Già ci sono delle sostanziali variazioni, cioè la questione anche del CAMP, che è quello che era normale, la sua normale attribuzione in termini economici, per quanto riguarda il fatto che ogni comune comunque per l'adesione deve pagare una quota, diciamo così, di partecipazione, che è giusto che sia così, insomma, perché i servizi vengono dati. La questione della territorialità e dello specifico del fatto che ci siano delle persone, in questo caso esperte nell'ambito del settore, diventa importante, perché in effetti ci sono delle situazioni per cui i ragazzi necessitano di un'attenzione maggiore rispetto a quelle che è il classico servizio sociale o socioassistenziale per gli anziani o per gli adulti. E sotto questo aspetto è interessante capire come si muovono adesso, perché un conto è approvare una convenzione di questo tipo che tutto sommato ci sembra migliore, se vogliamo, sotto l'aspetto tecnico e di prospettiva rispetto a quella precedente. È chiaro che però a questa bisogna dare tempo per vedere se in effetti i risultati ci saranno, perché è, se vogliamo, anche abbastanza, come dire, non lungimirante, nel senso che si dà degli obiettivi importanti e a livello di ambito, per tradizione, di solito si tende un po' a non fare questi tipi di politica, invece a quanto pare sembrerebbe che ci sia una certa qualità, se vogliamo, per adesso. Noi su questo documento per adesso ci asteniamo, nell'aspettare quelle che saranno le reali
conseguenze, tra virgolette, speriamo siano positive, di quello che è il lavoro che si intende proporre nei prossimi anni. Avremo modo di valutarlo in maniera anche diretta come comune, non più come unione dei comuni, quindi andremo anche nello specifico, sia per quanto riguarda le attività che il servizio al personale, diciamo. Quindi su questo aspetto, se non ci sono altre indicazioni da parte dei consiglieri, ritengo che adesso di astenermi su questo. Mi permetto allora, visto che hai fatto questa precisazione, mi permetto di aggiungere una cosa che proprio va in questa direzione, che è appunto la seguente. Per quanto riguarda l'area minori, che è un po' l'area che esce un po' dalla logica generale da come è stata gestita fino adesso, devo dire che ci sono grandi progettualità in atto. Allora, il 16 dicembre verrà effettuato un incontro tra l'ambito, l'azienda sanitaria, e non parlo solo di ambito di Latisana ma anche ambito di Cervignano, perché è stato firmato un protocollo d'intesa tra l'azienda sanitaria e i due ambiti per lo sviluppo di tutta quella che è la problematica inerente ai minori. Io, come rappresentante dell'Assemblea dei Sindaci di Artisano, farò parte di questo tavolo di lavoro. Questo sarà un tavolo di lavoro che parte adesso, ma che durerà 3 anni, ed è un tavolo di lavoro che ha l'obiettivo di far sì che tutti quelli che sono gli interventi nell'area minori siano interventi integrati tra l'azienda sanitaria e i due ambiti. Quindi l'ambito di Cervignano ha acquisito da noi quello che è la nostra attuale equipe minori, che l'ambito di Cervignano non aveva, e quindi anche loro dovranno dotarsi di un'equipe minori a, diciamo, immagine e somiglianza della nostra, e noi adotteremo un'altra delle altre attività che sta attivando adesso l'ambito di Cervignano. E quindi devo dire, c'è tantissimo su questo. Vi dirò oltretutto di più che il prossimo anno verranno fatte su tre comuni dell'ambito delle attività che hanno l'obiettivo di sensibilizzare tutta la comunità su quelle che sono le attività di affitto familiare, e Focenia sarà uno dei primissimi comuni che lavorerà in questa direzione. E secondario a questo, per quanto ci riguarda anche lo sviluppo di tutte quelle che le attività saranno nell'area minori, cercheremo di concentrarle non solo a livello di comune ma a livello di ambito in quello che era la struttura dell'asilo nido di Orosa. Quindi stiamo andando avanti in questa direzione. Quello che è veramente molto interessante è questa fortissima integrazione che ci dovrà essere tra l'azienda sanitaria, quindi intendo consultorio, EMT, e quindi tutti quelli che sono quelli più minori dei nostri ambiti. E dal 16 dicembre parte proprio questo tavolo di lavoro. Interessantissimo. Non metà verbale, nel senso che a me piace quando si parla di progettualità e si parla di coinvolgimento da parte degli amministratori, e se Deborah dice ok, ci partecipo perché sono interessata, mi piace, vedrete che sicuramente te lo auguro. Nella maggior parte dei casi queste situazioni, non per essere disfattista, ma partono e poi non si sa quando finiscono. Purtroppo dobbiamo andare avanti perché la regione ha detto così. No, sì. La regione ha detto o lavorate insieme, ambito e azienda, oppure non vediamo, sì. Cioè, no. Andare in quella direzione. Ho capito, va bene. Perché abbiamo discusso anche di, ovviamente, no, di fare sinergia per i costi. Non voglio fare il disfattista, ma ne ho visti di progetti passare 1500. Però erano anni dove c'erano più soldi. No, ma anche 3-4 anni fa. Io ho partecipato anche come consigliere di minoranza ad alcuni come dire, blocchi, gruppi di lavoro, anche per individuare delle argomentazioni legate al nostro territorio, il servizio ambientale, le risorgive. Partono con i migliori auspici e dopo 3 o 4 volte che ci troviamo, discutiamo, fai il conto che non abbia detto niente. Speriamo che non sia questo il caso. Magari ci ritroveremo fra un paio d'anni, dato che dura 3 anni, mi pare, no? Sì, mi dicevi. Il protocollo d'intesa è già stato firmato. No, l'azienda sanitaria e l'ambito hanno firmato il protocollo d'intesa. Ci sono stati dati degli obiettivi ben specifici che devono essere rispettati. Perfetto. Dopo ce lo auspichiamo tutti, perché ovviamente è un benessere, se abbiamo parlato della nostra collettività. Se abbiamo parlato di minori, di giovani, è perché sappiamo che quello è
di interesse maggiore nel quale il servizio sociale deve intervenire. Sì, senza dimenticare ovviamente gli anziani, i disabili, ci mancherebbe, però in questo momento è quello di più interesse. Bene, sono altri interventi. Passiamo alla votazione, è favorevole. Immediata esecutività? No, astenuti noi, prima, e poi immediata esecutività. Immediata esecutività. Ultimo punto del giorno, abbiamo proroga e modifica della condizione quadro dell'associazione intercomunale Riviera Turistica Giordana. Allora l'ARTER della Riviera Turistica Giordana è in scadenza a maggio 2013. Allora con questo atto viene rinnovato fino a fine 2013, dopodiché si vedrà che cosa, che provvedimenti prenderà la Regione in merito a questo atto. Allora, viene approvata la proroga e nel contempo vengono approvate le modifiche principalmente per quanto riguarda alcuni comuni. Noi adesso siamo all'interno dell'Aster solamente per la convenzione dell'informatica, che tra parentesi funziona molto bene. Adesso, visto che dal 1 gennaio saremo fuori dall'Unione, inizieremo una serie di collaborazioni con i comuni più vicini, Parazzolo e Mizzano in particolare. Per cui abbiamo voluto inserire all'interno della condizione quadro dell'ARTER tutta una serie di servizi da gestire in comune. E queste sono convenzioni attuative. Le convenzioni attuative vengono messe dentro, dopodiché man mano che verranno attivate, saranno attivate con un atto giuntale, cioè la giunta che attiverà le... Allora, per quanto riguarda Porcenia c'è anche Ronchis, la Tisana e Pacenico che hanno fatto la stessa cosa. Per quanto riguarda Porcenia, adesso quello che noi dobbiamo approvare, poi lo approveremo con un atto di giunta come dicevo prima, sono le convenzioni attuative che riguardano la Polizia Municipale, che deve partire dal 1 gennaio, la segreteria, intesa come segretario, e la stazione unica appaltante, perché è obbligatoria dal 1 gennaio avere la stazione unica appaltante. E quindi queste saranno le prime tre che saranno attivate. Le altre, a tempo opportuno, faremo le nostre valutazioni e le attiveremo man mano che ne saremo pronti. Abbiamo già preso contatti naturalmente con i due comuni, ci sono già incontrati sei sindaci e le tre giunte, e devo dire che si sta lavorando bene. Il lavoro è già a buon punto, adesso ci incontreremo di nuovo la prossima settimana e andremo avanti in questo senso. Questo è il punto. Ci sono interventi? No, su questa cosa la convenzione quadro è una da quelle che sono le indicazioni che dava lei, nel senso che poi dopo il lavoro voi in giunta potete fare quello che volete. Io vado sulla questione prevalentemente legata alla convenzione quadro, e sulla convenzione quadro noi siamo favorevoli, nel senso che l'avevamo già detto a suo tempo quando a livello di Aster eravamo stati chiamati a essere coinvolti e abbiamo deciso di gestire, di gestire in maniera associativa l'informatica, l'e-government per esempio, e poi nell'eventualità altri servizi. Avevamo gli altri servizi già in essere con l'Unione dei Comuni, quindi non ci interessava. Questa sostanzialmente si ripete più o meno quella che avevamo già approvato, e sul testo, sul documento voteremo a favore. Poi per il resto è chiaro che la responsabilità sotto questo aspetto, in funzione del fatto che l'amministrazione intende uscire dall'Unione dei Comuni, quindi esce dall'Unione dei Comuni, deve gioco forza andare ad attivare una serie di convenzioni con altri comuni per quanto riguarda gli altri servizi. Ma questa è una cosa che va, come diceva il sindaco, vista a livello di giunta, non a livello di consiglio comunale. Noi approviamo il documento e quindi sotto questo aspetto io sono d'accordo. Non con quelle modifiche, perché ci sono dentro
Sì, l'abbiamo visto, ho scritto io, ma io approvo un documento nel quale si dice che si possono fare 10 cose. Poi è chiaro che voi dite io faccio questo, questo e questo. Ma io non entro in merito sulle vostre decisioni. Noi discutiamo il documento, in questo caso il documento ASTER, il documento che riguarda una serie di convenzioni, quadro, per noi è un documento valido. L'ASTER non è che funzioni in maniera perfetta, però sotto certi aspetti dà dei servizi che altrimenti avremo difficoltà ad avere noi come comuni piccoli. Come ho detto prima, per quanto riguarda, io posso parlare solamente della gestione informatica. Sì, ma lo sappiamo. Ma lo sappiamo, ci sono altri comuni che gestiscono per esempio l'urbanistica e la tutela ambientale bene, nel senso che abbiamo informazioni, voglio dire, sì, così, pur parlé, indica nel dettaglio oppure no, nello specifico con dati alla mano, però sotto certi aspetti ha una sua valenza. Ecco. Quindi, ribadisco il fatto che noi votiamo il documento, certo. Poi le decisioni che la Giunta prenderà saranno decisioni proprie, ecco, al di là di quello che ha detto nella seconda parte del okay. Evento. Ecco. Quindi ribadisco il voto favorevole del gruppo. Sono gli interventi? Andiamo a votare? Favorevoli? Unanimità? Immediata esecutività? Bene, grazie a tutti, il tribunale è terminato.